C'è credo il quinto, vero, che voleva dire un saluto, perché loro, questo è il loro ultimo spettacolo, almeno col Santa Maria. Non è detto, mica è detto, magari qualcuno lo steccamo. Vabbè, ci può capitare, mica. È successo. Ah, piante pure. Non si può fare una battuta, oh. Cioè, mica che ve la curiamo. Cioè, io lo spero, perché io li amo, quindi magari ve bocciano a tutti. Ma nel senso buono, non mica. No. Chi è che doveva parlare del quinto? Eccola, dai, vai, Mesh. Dai. E stava a scherzare, dai, stava a scherzare. Giuro, stava a scherzare. Avanti, avanti. Allora, siamo entrati in questa scuola bambini e noi siamo ormai adulti. Pieni di vita, di idee e di sogni. I 5 anni di liceo sono volati in un battito di ciglia. Questo sembrava un giorno così lontano, uno di quelli che non arrivano mai. Invece eccoci qui, stasera. Ed ecco qui il momento degli addii. Quello in cui si chiude una parte di vita per far sì che una nuova si possa aprire. Einstein diceva che la vita non ti dà le persone che vuoi, ma quelle di cui hai bisogno. Per amarti, per odiarti, per formarti e per renderti la persona che era destino fossi. In questi 5 anni, lungo il nostro percorso, abbiamo incontrato molte persone che ci hanno aiutato a diventare chi siamo oggi. Non sempre tutto è stato facile, ma siamo riusciti a superare le difficoltà, ed è questo ciò che conta veramente. Insieme al resto del quinto linguistico, colgo l'occasione per ringraziare tutte queste persone. Grazie per questa bella avventura. È arrivato il tempo per noi di viverne una nuova. Allora, scusate, due parole le avrei anch'io, che diciamo io sono sempre quello che non parla mai e ci tenevo insomma a dire queste due cose alla mia classe. La scuola è un posto unico, è una sorta di piccolo mondo dove tutto prende forma dal nulla. In 5 anni le nostre piccole testoline attufate dagli impegni, dalle previsioni del futuro, il caos totale insomma. Abbiamo imparato a crescere insieme, a metterci in gioco insieme. Ed è questo quello che, in qualche modo, ci ha legato profondamente. Di questo me ne rendo conto troppo tardi, però l'ho sempre saputo. Diciamo che adesso è difficile dire addio a tutti, perché fino adesso, da quando siamo stati piccoli, il nostro mondo è stato la scuola. E è stato tutto bene o male per noi, alzarsi la mattina, andare a scuola anche magari controvoglia, per poi in realtà rendersi conto che anche se alcune situazioni non ci piacciono, ogni giorno è unico, ogni giorno non tornerà mai, ogni singolo istante non va preso alla leggera, nella vita, come adesso, come domani, come sempre. E quindi adesso, quando i 5 anni non si possono più portare indietro, non si può più riavvolgere il nastro, vorrei un attimo abbassare la testa e dire un grazie a tutti voi e soprattutto ai professori che ci hanno visto dall'esterno in questo piccolo miracolo e siete stati voi protagonisti insieme a noi. Grazie. Piccardo, dai, vieni, dei docenti, vieni, di Marco Colibazzi che era allora senza parole, ma anche di Daniele, di Alessandro e naturalmente dei ragazzi. Volevo farvi fare un saluto da Elisa che è entrata quest'anno. Alessandro Di Filippo sul palco, Daniele si nasce. Ah, io ho pure la colomba, ma non voglio dire niente. Marco Colibazzi. Grazie a Daniela Minucchi. Vieni, grazie Elisa. Aspettate un attimo, Elisa voleva salutare un attimo. Oltre a salutare, io volevo ringraziare.
ringraziare tutti quanti, volevo ringraziare l'istituto, la preside, il direttore, i professori, tutti coloro che mi hanno dato l'opportunità di lavorare qui, in questa scuola, con questi ragazzi, perché sono ragazzi fantastici, pieni di volontà, li ho voluto bene da subito. E dico un grazie importante ai professori, a Daniele che è sempre col sorriso, Alessandro, simpaticissimo, Marco che è diventato quasi un mio mentore. Io ringrazio a tutti per questa opportunità, mi sono divertita e non la dimenticherò mai. Grazie. Mai dire mai, eh. Diamo l'appuntamento a domani con l'ugola della Sabina. Tornate, venite a votare i cantanti. È vero, ospiti giovanissimi. Presidente della giuria Martufello, madrina della serata Laura Carosino di Rai Culp, Albero Azzurro, Marco Baldini, co-conduttore con Fiorello, Gianfranco Butinar, cabarettista eccezionale, Alessandro Scritta e poi ancora Antonio Ranaldi, critico musicale. Questi sono per la giuria. E naturalmente poi aspettiamo anche l'assessore Alessandro Di Nicola, ma ringraziamo il sindaco di Monterotondo, Mauro Alessandri, e lo aspettiamo. Aspettiamo anche Riccardo Varone, l'assessore al comune di Monterotondo, poi Daniele Sinasce ci sarà come sempre ospite d'onore, e ancora Ilario Di Giovanbattista di Radio Radio e Paola Zanoni che è una giornalista e sarà qui con noi, ufficio stampa e tanto altro. Vi ringraziamo da Daniela Miniucchi e da me, una buonissima, bellissima notte. Ma prima di salutarci un altro ringraziamento doveroso, Alessandro. Doveroso un applauso per favore tutti in piedi ai tecnici che non si vedono ma lavorano nell'ombra da due giorni. Ecco, adesso hanno acceso la luce. E vorrei menzionare due su tutti che mi seguono sempre, Alessio Colatei e Niccolò De Benedictis, ma anche tutti gli altri qui, Camillo, Francesco, Miguel, Soraya, grazie veramente tanto, grazie. Ringraziamo tutta la parte tecnica, fonica, luci. Buonanotte. E vi aspettiamo domani con l'ugola della Sabina. Il più grande spettacolo.